quali dati aggiornati dell'edilizia residenziale e sovvenzionata regionale e quali le ulteriori soluzioni abitative per i cittadini bisognosi. Prego, consigliera Dalzovo, due minuti. Sì, grazie, ma per economia di tempi aspetto che mi risponda l'assessore, visto che gli ho chiesto anche dei dati e quindi poi replico dopo. Grazie. Prego, assessore, tre minuti. I dati per quanto riguarda la sovvenzionata possono essere o riassunti, se vogliamo appunto fare economia di tempo, su quanti alloggi sono gestiti e quanti sono non locabili, cioè sfitti praticamente, e questo li posso dare in prima battuta. Gorizia 4.741 alloggi gestiti, di cui 748 sfitti. Pordenone 3.809 gestiti, 138 sfitti. Udine 8.811 gestiti, sfitti 585. Trieste 12.336 gestiti, sfitti 2087. Totali gestiti sono circa 30.000, 29.697. Non locati sono 3.558, più o meno l'11% degli appartamenti che ci sono nel monte della sovvenzionata a livello regionale. Questi sono i dati. Se poi vuole sapere anche il programma, non so come vuoi procedere, consigliera. Io posso dire anche quali sono le azioni che sta facendo la regione? Vado? Sì. Allora, è chiaro che nel piano triennale 2022, che è stato deliberato in giunta a dicembre del 20, 4 dicembre del 2020, è stato fatto il programma di gestione degli alloggi in generale, anche altre, tutte le voci che devono essere poi finanziate. Per quanto riguarda il suddetto programma, dice che la riqualificazione di alloggi di sfitti e non locabili, anche mediante lavori di adeguamento impiantistico, mentre per la restante parte è stato previsto l'impiego sia per interventi di efficientamento energetico degli immobili, sia per il sostegno dell'aumento del patrimonio di edilizia pubblica, ovviamente mediante operazioni di acquisto fabbricato sotto processivo recupero. Con la decreta prospettiva della prossima definizione a livello nazionale di un nuovo riparto di fondi, la famosa legge 80, finalizzati alla riqualificazione degli alloggi sfitti e non locabili, che andranno ad aggiungersi ai fondi regionali del piano annuale 21, per la medesima finalità, si osserva che anche i fondi riconosciuti alle ATER per interventi di efficientamento energetico di immobili, in parte anche locati, si tradurranno indirettamente in aiuto economico per le segnatarie di alloggi ATER, in quanto tali cittadini potranno beneficiare della riduzione delle spese per i servizi imposti a carico inquinato. In sintesi, se si fa l'efficientamento energetico, è chiaro che il costo di gestione del singolo alloggio, cioè riscaldamento, eccetera, eccetera, costa meno e quindi, anche se non direttamente, ma indirettamente, va a incidere sugli affitti, cioè sulla gestione in generale. E poi l'affitto, perché l'affitto comprende tutto, no? Quando si paga il canone. Grazie, assessore. Prego, consigliera Dalzovo, due minuti. Sì, aspetterò se gentilmente l'assessore mi gira la risposta, che tra l'altro segnalo che... Sì, grazie, magari mi fa una cortesia, perché ci sono i dati e anche magari gli importi stanziati e quant'altro, perché comunque insomma c'è l'11%, il dato è che l'11% degli alloggi del patrimonio ATER sono comunque sfitti e sono 3.358 se ho capito bene, perché poi quel brusco, ecco, 3.558, che è comunque un dato considerevole, e questo vuol dire che ci sono comunque 3.558 famiglie che potrebbero avere un alloggio ATER e non ce l'hanno, perché appunto sono alloggi che hanno bisogno di o manutenzione o comunque altre forme di attività per renderli poi idonei alla locazione. Quindi mi dichiaro parzialmente soddisfatta, perché non ho, quando mi arriverà la risposta poi vedremo. Comunque ringrazio l'assessore, grazie. Grazie.